Benvenuti sul mio canale. Oggi vi farò vedere come fare un trucco utilizzando semplicemente un ombretto e vi mostrerò come fare ad ottenere effetti diversi utilizzando pennelli diversi. E questo è il trucco che realizzerò oggi, che è quello che ho addosso. Sono convinta che non direste mai che ho utilizzato un unico ombretto più il mascara. Invece sì, vi farò vedere come fare all'interno di questo video. Vi lascio subito al video. Con un pennello da sfumatura poggio appena il pennello su questo marrone, vi servirà solo un color marrone. Con il pennello da sfumatura inizio a, diciamo, sporcare, chiamiamolo così, sporcare la palpebra. E a creare la prima ombreggiatura. Quindi insistete, scaricate bene il pennello. Salgo, entro la piega, applico lo stesso colore anche sotto utilizzando un pennellino a penna. Qui sarà un pochino più intenso il colore. Prendo lo stesso colore marrone con un pennello diverso, questo pennello piatto. Cerco di prelevarne abbastanza perché voglio ottenere un colore marrone intenso e questo colore lo picchietto nell'angolo esterno dell'occhio. Salgo un po'. Questo colore che ho applicato qui, come avete visto, è lo stesso che ho applicato qui, solo che qui l'ho applicato con un pennello diverso. Quindi potete ben capire come il tipo di pennello faccia la differenza nell'applicazione. Riprendo il pennello di prima, con cui ho applicato da sfumatura. Sempre con questo pennello piatto, prendo il marrone, sempre quello lì, lo stesso marrone che ho usato all'inizio, picchietto appena senza strisciare il pennello sul colore. Sulla mano vado a scaricare il pennello e applico questo colore nella zona centrale dell'occhio. Cercando di ridurre quello che è il distacco, perché sennò abbiamo una zona troppo scura, una zona troppo chiara, manca una tonalità intermedia. Con un pennello da sfumatura sfumo il tutto per togliere i distacchi, quindi c'è questa sfumatura che dal più scuro, dal colore marrone più scuro, arriva fino a quello più chiaro. Adesso creerò una linea tipo eyeliner sempre con lo stesso marrone, quindi vi serve praticamente un colore marrone. Lo prelevo con questo pennello qui angolato, piatto. Applicate l'ombretto all'attaccatura delle ciglia. Proprio potete anche appoggiare semplicemente, vediamo se si vede, il pennello dove volete che appaia la linea. Poi si può applicare anche un po' sotto. Poi potete anche applicare questo ombretto all'attaccatura delle ciglia. Se non vi dico dentro la congiuntiva perché potrebbe crearvi dei problemi, però l'attaccatura delle ciglia sì. Vi basta semplicemente picchiettarlo, creare una leggera pressione e questo è l'effetto. Dentro la congiuntiva vi consiglio sempre di utilizzare una matita e mai ombretti in polvere, perché ovviamente la polvere vi può andare negli occhi.
Questo step, ragazze, è facoltativo, però visto che ci sta bene, io aggiungerei un punto luce, quindi un altro ombretto, e prendo questo ombretto, sempre lui di neve, bianco burro perlato, e lo applico nell'angolo interno dell'occhio, appena appena. Finisco con il mascara. Applico il mascara anche sotto. Però quello che potete fare con questo colore che ho scelto, che è un classico marrone, potete tranquillamente farlo con altri colori tipo il prugna, il blu. La tecnica non cambia assolutamente. Ragazzi, io vi consiglio di provare a utilizzare i pennelli e vedere quali effetti potete ottenere, perché come avete visto, con un unico ombretto e pennelli diversi si possono ottenere effetti diversi. Quindi è una sorta di esercizio che vi aiuterà a prendere confidenza con i pennelli. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, aspetto come sempre i vostri commenti, tanti bacioni agli iscritti, vi saluto, un abbraccio a tutti e ci vediamo sabato con un nuovissimo video. Ciao a tutti!